Gli abiti sono tutti revisionati, la rivisitazione del kimono giapponese in una visione stilistica italiana. L'ispirazione è tratta dal film Memorie di una Geisha. Signori e signori, è con piacere che vi presento Mysterious Geisha dell'atelier Rondine Maison. Хитра.
Thank you.
Bene, signore e signori, questa era Mysterious Geisha. Chiamo sul palcoscenico adesso la stilista che ha disegnato e creato questi meravigliosi costumi, Alessandra De Bellis. Un applauso. Brava. Ecco Alessandra. Bene Alessandra, vogliamo raccontare qualcosa di te al pubblico? Qual è stato il tuo excursus per diventare quella che sei diventata, i tuoi studi? Buonasera a tutti, innanzitutto spero che vi sia piaciuta la performance e tengo io così magari ti agevolo. Sì, appunto abbiamo iniziato quasi per gioco l'anno scorso facendo una sfilata d'orte, io ispirandomi appunto alla figura della geisha in Giappone, e ho voluto una sfilata durante una serata a giugno dell'anno scorso. Da lì è partito tutto, siamo arrivati addirittura a essere quasi un tour, tra poco lo faremo diventare un musical, mi auguro. Niente, l'ispirazione viene appunto dal Giappone, da questa figura secondo me molto emblematica della geisha, a cui tengo particolarmente perché al giorno d'oggi la seduzione della donna a parer mio sta andando scemando, infatti tanti giovani ragazze che vedo sono tutti molto veloci, molto troppo addentro al quotidiano, ecco, e quindi diciamo la donna sta perdendo un po' di grazia, femminilità, e quindi con questa figura questa sera ho voluto, tramite le fantastiche modelle e anche modelli senza niente togliere, rappresentare appunto la femminilità come la vedo io. E le vorrei ringraziare perché devo dire che l'idea è partita da alcune performance che ha fatto Eva l'anno scorso, e da lì durante la sfilata di Orte mi è venuta in mente di fare appunto la geisha raccontata, più che sfilata, proprio raccontata con arte, moda, spettacolo, danza e canto, perché quest'anno la Mamma San, che è la signora Yana, ha dedicato appunto la sua canzone proprio alla geisha, l'ha fatta appositamente un inedito per noi. E ora ve li presento nome uno per uno, loro partecipano sempre con me ad ogni sfilata, infatti le ringrazio particolarmente. Da Giorgia, Silvia, Michele, Eva, Damiano, Elena, Valentina, Vera. Eccoci, grazie tante da parte mia, grazie infinite. Vogliamo, cedola. Perfetto, benissimo, grazie Alessandra. Grazie Alessandra, vogliamo accomodarci all'interno? Sì. Bene, perfetto. Un altro applauso alle nostre meravigliose e fantastiche modelle e modelli. Grazie Alessandra. Allora, questa sera è venuto a trovarci tra di noi uno psicologo, astrologo, il dottor Fabrizio Bosio, e prego di voler salire sul palcoscenico. Intanto faccio una piccola presentazione del dottor Bosio. È uno psicologo, astrologo evolutivo, ha integrato la psicologia evolutiva con il linguaggio astrale simbolico, offrendo un'analisi dettagliata del profilo psicologico, caratteriale e karmico di un soggetto. Ha organizzato conferenze e corsi, partecipato a congressi, collaborato con associazioni olistiche, centri culturali, ha partecipato a programmi radiofonici e televisivi in Italia, Tenerife e Barcellona. A voi il dottor Fabrizio Bosio. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la calorosa accoglienza.
Sarò molto breve, cercherò un attimino di definire e di spiegare di cosa si tratta, perché separate più o meno le conosciamo, ne abbiamo sentito parlare, integrate non tanto. La psicologia viene integrata in questo caso.